Nonostante il coronavirus abbia reso complessa l'operatività e rallentato i lavori di restauro e ripristino nei cimiteri della Certosa e di Borgo Panigale, Bologna Servizi Cimiteriali ha prodotto moltissimi studi e progetti per lavori di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza delle strutture e dei luoghi. Il progetto 114, l'unico realizzato prima della pandemia, ha riguardato il ripristino della facciata lato ovest della Certosa, per il suo degrado dovuto alla caduta di parti di calcestruzzo attaccato dalla carbonatazione crescente. Segue una lunga lista di interventi che riguardano altrettanti progetti di Bologna Servizi Cimiteriali, in parte al vaglio dei tecnici del Comune di Bologna, che partiranno nei prossimi mesi. Progetto 105. Si tratta di interventi di ripristino infrastrutturale per i danni risalenti al sisma del 2012. Gli interventi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro. L'intervento di consolidamento interesserà la volta del passaggio esistente fra il chiostro 1500 e il campo nuovo nel cimitero della Certosa. Consolidamento del cordolo perimetrale e delle colonne della scala della Sala della Pietà che si trova di fianco al Pantheon, ristrutturato ed inaugurato nel 2016. L'intervento di ripristino interesserà i portici e il muro perimetrale di cinta del cimitero degli Evangelici. Consolidamento delle volte del sottotetto del porticato nord e sud del chiostro maggiore. Chiostro maggiore nuovo braccio. L'intervento avrà luogo nella trave lesionata del corridoio centrale al piano terra, che sarà risanata con un intervento di rinforzo a flessione mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato. Consolidamento del solaio a cassettoni dei portici del chiostro settimo. L'intervento di consolidamento interesserà i solai a cassettoni del porticato del chiostro lato sud. Recinto sacerdoti e monache. L'intervento risana l'attuale condizione di degrado, mirando al recupero e consolidamento delle strutture esistenti. Progetto 124. Interventi di ripristino infrastrutturale per i danni risalenti al sisma del 2012 che concludono i lavori dovuti al terremoto anche per il cimitero di Borgo Panigale. Progetto 7. Chiostro 2.0. La prima parte riguardante la costruzione della struttura è terminata a settembre 2019. Ora è in fase di approvazione la seconda parte, che prevede le finiture. Seguiranno poi gli arredi, con l'installazione degli ossarietti e di una grande teca, con lo storico carro funebre che accompagnò la salma di Guglielmo Marconi ai funerali di Stato a Roma nel 1937. Progetto 14. Un nuovo impianto di mini teleriscaldamento consentirà l'utilizzo nella stagione invernale di energia esistente al cimitero di Borgo Panigale, con risparmio economico ed abbattimento delle emissioni inquinanti. Progetto 32. Frutto della collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna, il progetto consiste nel reinterpretare gli spazi di inumazione del campo 1945 come giardino, con l'intenzione di creare spazi più intimi e raccolti e spazi dedicati alla sosta e all'incontro. Progetto 39 bis. L'intervento consiste nella manutenzione straordinaria dei passaggi dal numero 1 al numero 4 al numero 13 nell'area moderna del cimitero della Certosa. Progetto 49. Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad un'innegabile crescita della sensibilità animalista. Il cimitero per gli animali di affetto è stato pensato in adiacenza al cimitero di Borgo Panigale lato sud, in un'area attualmente poco utilizzata. Progetto 62. Sistemazione fioriere ed alleggerimento. Nei recinti 10 e 7 e nei campi 1962 e 1942 lato nord-est si prevede la rimozione delle fioriere e la loro sostituzione con parapetti a norma,
Una soluzione corretta sotto l'aspetto della sicurezza e dello sgravio di carico sulla struttura. Progetto 102. Sulla base di un'indagine statistica è stata valutata l'opportunità di realizzare una terza linea di cremazione, analoga alle due già esistenti, che garantirà continuità del servizio in caso di manutenzione di quelle esistenti. Progetto 90. Presentazione alla Commissione Artistica della Certosa di un progetto di segnaletica che dovrà soddisfare tutte le necessità di chi visita i propri cari, ma anche di chi desidera conoscerne la storia o partecipare ad eventi culturali qui organizzati. Progetto 97. Messa in sicurezza di tutte le tombe a Pozzetto nell'area monumentale, nei chiostri e nei portici, tipici dei percorsi storici, per accrescere la sicurezza per i visitatori in costante crescita. Progetto 100. Prevede un nuovo riutilizzo dell'ex ara crematoria ad uffici, e più in particolare per i dipendenti comunali addetti all'anagrafe mortuaria. Progetto 112. Tutti i fabbricati della Certosa presentano i segni del tempo, con parti ammalorate e tinteggiature scrostate. Quindi si procederà al risanamento degli intonaci con malta di calce e nuova tinteggiatura. Progetto 113. La messa in sicurezza e ristrutturazione nel campo 1944 del cimitero di Borgo Panigale comporterà la rimozione di tutte le fioriere che rappresentano un pericolo di cadute sul piano sottostante. Una nuova ringhiera a norma eviterà il rischio di cadute accidentali. Progetto 116. Rinforzo della parete del cimitero israelitico lato nord a ridosso del fabbricato che ospita gli uffici direzionali della Certosa, dove profonde fessurazioni hanno creato una situazione critica per la sicurezza strutturale delle tombe vicine. Progetto 120. Nei recinti 10 e 7 e nei campi 1962 e 1942 lato nord-est, la rimozione delle fioriere e la loro sostituzione con parapetti a norma rappresenta una soluzione corretta sotto l'aspetto della sicurezza e dello sgravio di carico sulla struttura. Progetto 121. Due dissuasori, dotati di fondazioni che li renderanno stabili e sicuri nel tempo, eviteranno l'ingresso di automezzi non autorizzati agli ingressi al cimitero Dotti, Piangoloni e Campo 1971. Progetto 127. Per il miglioramento sismico del DOS Certosa, obbligatorio per norma, inizierà una campagna di monitoraggio di circa 2 anni del comportamento dell'edificio, seguita da interventi strutturali di miglioramento sismico. Progetto 128. La stima della vulnerabilità sismica dell'ingresso Dotti e Casa del Custode è finalizzata ad un investimento di miglioramento sismico dell'ingresso Dotti e Casa del Custode, obbligatorio per norma. Progetto 129. Un dissuasore limiterà l'afflusso di auto e mezzi non autorizzati nel cimitero di Borgo Panigale per evitare le crescenti infrazioni in ingresso. Progetto 138. La rimozione delle fioriere del recinto 10 Certosa lato est e la loro sostituzione con parapetti a norma rappresenta una soluzione corretta per la sicurezza e lo sgravio di carico sulla struttura. Progetto 140. La nuova struttura del DOS obitorio qualificato potrebbe sorgere in un'area cimiteriale adiacente al campo 71, ora destinata a deposito, con un ampio parcheggio vicino per i parenti dei defunti. Progetto 101. La sede degli uffici amministrativi e direzionali, costruita negli anni 50, necessita di una profonda ristrutturazione, con un rifacimento con nuove distribuzioni al piano terra e al primo piano, con ampliamento dello stesso. L'intervento è legato al progetto 100 di ristrutturazione dell'ex ara crematoria vecchio forno, in quanto alcuni servizi attualmente presenti nell'edificio verranno spostati nell'ex ara crematoria.
Questo l'ampio programma di studi e progetti che Bologna Servizi Cimiteriali intende concretizzare e realizzare costantemente, nell'ottica di preservare, qualificare e rendere fruibile il patrimonio inestimabile sul piano architettonico, storico ed affettivo della memoria dei nostri cari.